era conosciuto come il dirigibile maledetto. La notte del 4 aprile 1933, l'USS Akron sorvolava la costa del New Jersey, sospeso tra nebbia e oscurità. Non era la prima volta che sfidava la morte. Alcuni ricordavano ancora i soldati appesi disperatamente alle sue funi. Ma quella notte, la maledizione dell'Akron avrebbe colpito di nuovo. Questa è la sua storia. E come sempre, la visione è consigliata a discrezione del pubblico. I dirigibili furono ampiamente utilizzati durante la Prima Guerra Mondiale. Sia le potenze centrali che gli alleati li utilizzarono per missioni di ricognizione e successivamente per alcuni limitati attacchi di bombardamento. I dirigibili erano più lenti degli aerei, ma potevano spesso evitare di essere abbattuti volando a quote molto più elevate. Potevano anche trasportare carichi pesanti. Ovviamente, essendo lanciati da così in alto, i carichi raramente colpivano il bersaglio. Nel 1917, tutte le nazioni coinvolte avevano completamente abbandonato l'idea di usare i dirigibili vicino al fronte, ma continuarono ad avere un ruolo importante nel trasporto di merci, nella ricognizione e occasionalmente nel tentativo di bombardamento. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, i dirigibili si dimostrarono molto meno utili degli aerei per il combattimento diretto, ma furono sviluppati al punto che molti paesi riconobbero il loro valore e vollero sviluppare ulteriormente la tecnologia. Gli Stati Uniti erano uno di questi paesi, anche se il loro programma di dirigibili ebbe un inizio poco promettente. Il primissimo dirigibile completato, il DN-1, fu distrutto poco dopo la consegna, strappato dagli ormeggi durante una tempesta. Gli Stati Uniti tentarono quindi di acquistare il dirigibile R-38 dalla Gran Bretagna, ma anche questo venne distrutto in un incidente durante un volo di prova, prima che potesse essere consegnato. Queste difficoltà iniziali alla fine lasciarono spazio ai progressi. Gli Stati Uniti costruirono l'USS Shenandoah. Volato per la prima volta nel 1923, questo dirigibile era così vasto che al momento del completamento conteneva la maggior parte dell'intera fornitura mondiale di elio. Poco dopo fu affiancato dall'USS Los Angeles. Anche questo funzionava con la stessa fornitura di elio, per cui solo uno dei due, lo Shenandoah o il Los Angeles, poteva volare in qualsiasi momento. Sebbene lo Shenandoah si schiantò pochi anni dopo l'inizio del suo servizio, il Los Angeles volò per quasi un decennio, durante il quale la Marina degli Stati Uniti fu in grado di eseguire numerosi test ed esperimenti. Le capacità di questi primi dirigibili stimolarono ulteriori ricerche e convinsero i leader della Marina che i dirigibili fossero mezzi validi, preziosi e degni di essere costruiti. La costruzione dell'USS-Akron fu completata nel 1931 ad Akron, in Ohio. Era il primo dirigibile portaerei al mondo. Riempito di elio, misurava 239 metri di lunghezza, rendendolo il più grande oggetto volante mai costruito fino a quel momento. Era in grado di trasportare diversi aerei da combattimento F-9C Sparrowhawk, che potevano essere lanciati e atterrare a bordo mentre il dirigibile era in volo, grazie a un trapezio appositamente progettato. L'Akron era senza dubbio un dirigibile impressionante, ma nonostante il progetto ambizioso, era afflitto da problemi. Uno di questi riguardava il previsto cesto spia, un cesto che poteva essere calato su una lunga fune sotto il dirigibile. Un singolo passeggero nel cesto sarebbe stato in grado di fare osservazioni sotto il livello delle nuvole, mentre il dirigibile stesso sarebbe rimasto nascosto sopra. Durante il primo test senza equipaggio di questo dispositivo, il cesto iniziò a oscillare violentemente, finché non si trovò a compiere un arco di quasi 180 gradi sotto l'Akron. Questo movimento minacciava di destabilizzare l'intera nave e avrebbe sicuramente sbalzato fuori qualsiasi passeggero sfortunato che si fosse trovato nel cesto. Dopo un po' di tempo, il cesto fu tirato in sicurezza e il progetto
fu abbandonato del tutto. Successivamente, l'11 maggio 1932, Lacron arrivò alla base militare di Camp Kearney a San Diego. A terra, decine di marinai lo attendevano per assicurare manualmente le corde di ormeggio del dirigibile. Sebbene fossero abituati a eseguire compiti simili in gruppo, i marinai non avevano ricevuto alcuna formazione specifica per gestire i dirigibili. Mentre Lacron scendeva, una fune fu assicurata con successo. Ma prima che le altre corde potessero essere fissate, il dirigibile iniziò a salire. Con i serbatoi quasi vuoti, era insolitamente leggero, e il sole del mattino che colpiva il guscio esterno era sufficiente a riscaldare l'elio all'interno, aumentando la sua spinta e forzando il dirigibile in un'ascesa incontrollata. All'inizio i marinai a terra tenevano strette le corde, cercando di fermare la salita del dirigibile. Sebbene si sforzassero di mantenere Lacron sotto controllo, divenne rapidamente evidente che ciò non sarebbe stato possibile. Non c'era altra scelta che tagliare l'unica fune d'ormeggio assicurata, poiché lasciarla in posizione avrebbe potuto far ruotare il dirigibile sul muso e causarne lo schianto. Nel momento in cui questa corda fu tagliata, Lacron balzò in aria. La maggior parte dei marinai a terra lasciò andare le corde rimaste. Tuttavia, quattro di loro esitarono prima di mollare la presa e furono trascinati in aria dal dirigibile in ascesa. Senza terra solida sotto i piedi, l'istinto naturale di questi quattro uomini fu di aggrapparsi alla corda. Solo uno di loro riuscì a lasciarsi andare mentre si trovava ancora relativamente vicino al suolo. Cadde da un'altezza di 4,5 metri, rompendosi un braccio, ma sopravvisse. Gli altri tre marinai rimasero aggrappati e nel giro di pochi secondi furono portati a un'altezza da cui una caduta sarebbe stata fatale. Da terra i compagni gridarono loro di non lasciarsi andare e di tenersi stretti. Eseguirono esattamente questo. Ma man mano che il dirigibile saliva più in alto, due di loro persero la presa e caddero a morte. Il terzo, il marinaio apprendista C.M. Cowart, riuscì a legare la corda intorno al suo corpo. Dopo quasi un'ora sospeso in alto sopra la terra, fu tirato a bordo dell'Akron e sopravvisse. In un'intervista successiva disse: «Mi sono semplicemente aggrappato. Ho visto gli altri cadere, ma non potevo fare nulla, se non stringere ancora più forte». Questo incidente fu ripreso su pellicola e le immagini degli uomini sospesi furono pubblicate sui giornali. La natura spaventosa dell'accaduto portò alcuni membri dell'equipaggio a domandarsi se Lacron fosse maledetto. I loro sentimenti riguardo alla nave potrebbero essere stati confermati dalle numerose occasioni in cui incontrò difficoltà, lottò attraverso tempeste o subì lievi danni durante il decollo o l'atterraggio. Ma nessun incidente avrebbe tolto Lacron dal servizio fino al disastro del 4 aprile 1933. Nelle prime ore del mattino di quel giorno, Lacron stava navigando verso nord, appena al largo della costa del New Jersey. C'era nebbia e il tempo peggiorava rapidamente. Pioggia e forti venti colpivano il dirigibile, mentre l'equipaggio cercava di progredire attraverso correnti d'aria turbolente e in condizioni di visibilità quasi zero. Dopo un forte colpo di turbolenza, il dirigibile entrò in una picchiata incontrollata, che fu arrestata solo brevemente dal gettito di zavorra. Lacron iniziò presto a scendere di nuovo, finché la coda non toccò la superficie dell'Oceano Atlantico. L'acqua inondò il dirigibile mentre tentava di risollevarsi, ma era troppo tardi. La prua si inclinò verso l'alto e l'USS Akron crollò nell'oceano. L'equipaggio di una nave mercantile tedesca vicina, la Phoebus, assistette allo schianto, ma nelle pessime condizioni meteorologiche lo scambiarono per un aereo. Mentre i rottami affondavano sotto le onde, inviarono le scialuppe di salvataggio e riuscirono a trarre in salvo quattro uomini dall'acqua, uno dei quali morì poco dopo. Tra i sopravvissuti c'era un uomo di nome Richard Deal, soprannominato Lucky. Aveva ricevuto quel soprannome dopo essere scampato alla morte a bordo dell'USS Shenandoah,
che si era schiantato durante un temporale nel 1925. Richard avrebbe dovuto essere a bordo del dirigibile destinato alla fine, ma fu trasferito all'ultimo minuto. Ora era sopravvissuto ancora una volta, uno dei soli tre uomini a farlo su un equipaggio di 76. Fu il più mortale incidente di dirigibile mai avvenuto, con il doppio delle vittime rispetto al famoso schianto dell'Hindenburg nel 1937. Dopo il recupero dei corpi, sembrava che molti membri dell'equipaggio fossero sopravvissuti allo schianto stesso, solo per poi perire nelle acque agitate dell'Atlantico a causa di annegamento o ipotermia. In seguito a questo evento, agli equipaggi dei dirigibili americani furono fornite giacche di salvataggio per aiutarli a sopravvivere in caso di atterraggio di emergenza in acqua. Pochi anni dopo, l'USS Macon fu danneggiato da un forte temporale e si schiantò nell'Oceano Pacifico con 83 membri dell'equipaggio a bordo, grazie, in parte, ai dispositivi di galleggiamento disponibili per l'equipaggio. 81 uomini sopravvissero, un risultato quasi opposto rispetto allo schianto dell'USS Akron. Nonostante questo cambiamento, che rese il volo con i dirigibili più sicuro per l'equipaggio e i passeggeri, lo schianto dell'Akron rappresentò comunque un enorme colpo per il programma dei dirigibili della Marina americana, non ultimo perché, tra i morti, c'era il contrammiraglio William Moffett, uno dei maggiori sostenitori dello sviluppo dei dirigibili. Questa perdita portò alla fine del programma di dirigibili della Marina, anche se l'esercito degli Stati Uniti continuò a sviluppare dirigibili, molti dei quali si rivelarono utili durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene i dirigibili non fossero particolarmente efficaci per scopi offensivi, furono spesso utilizzati per la ricognizione, il trasporto e per scortare le navi in mare, offrendo protezione contro gli aerei nemici. Dopo la guerra, con l'avanzare della tecnologia aeronautica, i dirigibili divennero una presenza sempre più rara negli Stati Uniti e oggi sono considerati per lo più obsoleti. Lo schianto dell'USS Akron nel 1933 rimane, e probabilmente rimarrà, il più mortale incidente di dirigibile mai avvenuto. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.